Guardate, sul tema della riformulazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si sono fatte molte parole, tante narrazioni. Io credo che la vera sintesi sta nella necessità di garantire la realizzazione del piano entro i termini definiti dal PNRR, che è il giugno del 2026. Quando noi siamo arrivati al governo del Paese abbiamo ricevuto in eredità un piano che era stato costruito su dei presupposti che sono completamente cambiati, perché poi gli eventi che si sono verificati a partire dalla guerra tra Russia e Ucraina hanno determinato uno sconvolgimento della situazione. Quindi siamo dovuti intervenire per cercare di dirottare molti progetti che erano stati elaborati soprattutto dai comuni e che si rivelavano assolutamente realizzabili entro la data del 2026. Quindi c'è stato un lavoro di analisi per identificare quali progetti mantenere nell'alveo del PNRR e quali trasferire, proprio per l'impossibilità di realizzarli entro il 2026, su altri fondi. Quello che io vedo come pubblica amministrazione ed è l'impegno che più mi coinvolge è la necessità di garantire agli enti territoriali, soprattutto ai comuni più piccoli, quelle risorse, mi riferisco non tanto a risorse finanziarie quanto a competenze tecniche, che sono quelle che servono per realizzare i progetti, perché poi parliamo di PNRR, ma poi in sostanza PNRR che cos'è? Sono dei piani di operativi per realizzare delle opere, e quindi per fare questo sono necessarie risorse non solo finanziarie, ma sono necessarie anche risorse umane, competenze, e spesso i comuni, soprattutto quelli più piccoli, ne sono sprovvisti, e quindi stiamo lavorando per un piano straordinario di inserimento di risorse negli enti territoriali per supportarli in questo processo di realizzazione del piano.